Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Taik con Modpack Vault. Bene ragazzi, prima di iniziare volevo ricordare che a chi ci sta guardando e non sa cosa sia la Vault, praticamente la Vault è un modpack che si può trovare tranquillamente sul Technic Launcher. Il Technic Launcher è proprio un launcher come quello di Minecraft tradizionale, solo che ha tanti modpack disponibili già installati, quindi senza che scleriamo noi a installarli manualmente. Per tutte le altre informazioni basta andare su www.technicpack.net e lì abbiamo il launcher da scaricare gratuitamente e tutti gli altri modpack e altre informazioni. Ovviamente bisogna essere giocatori premium come lo sono io. Poi se ognuno trova i suoi inghippi per giocare senza essere premium, ahimè, io non ci posso fare niente. Non sono contro loro, però non li condivido molto perché comunque Minecraft è un bel gioco e quindi penso che dare 20 euro non è così, non sia così devastante. Comunque, queste sono scuole di pensiero diverse e non voglio offendere nessuno e non voglio andare dalla parte di nessuno. Continuiamo col modpack. Allora, ragazzi, ci eravamo lasciati con la costruzione di questa fornace per il Creosote Oil, o Creosote Oil, o come lo volete chiamare voi. Ecco qua, intanto abbiamo della carbonella che non so dove vada, ecco qui. E niente, allora, dobbiamo continuare ad andare avanti per fare i binari. Allora, qua intanto mettiamo a posto. E per fare i binari, innanzitutto io, visto che tra un po' fa buio perché manca poco, là c'è pieno di creeper, siamo invasi dei creeper, andrei a fare un attimo un po' di legna. E vi spiego adesso il prossimo macchinario che ci consentirà dal ferro di lavorarlo per bene e farlo diventare delle rotaie. Quindi facendolo diventare delle rotaie. E si possono tranquillamente montare queste rotaie sopra alle traversine. Allora, io qua mi sono dimenticato le piantine. Bene, 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 bene. Questa legna qua la metteremo la maggior parte dentro il nuovo forno, così almeno posso fare il creosote oil. Le piantine le metteremo qui e andiamo veloce perché tra un po' fa buio. Corri. Questo qua è un po' grande, eh? Allora tagliamo questo qui. Così almeno, ragazzi, possiamo fare parecchio steel, visto che la fornace ci produce della carbonella mettendo dei tronchi all'interno. Oggi anche penso proprio che ce la faremo, perché ce la dovremo fare. E vi faccio vedere un nuovo motore che produce energia, sempre basandoci sulla Railcraft, visto che adesso ci soffermiamo un pochettino sulla Railcraft. Sono enormi gli alberi o è un albero unico che è andato lì? Ok, questo era a posto. Passiamo anche questo, poi penso che siamo a posto. Ok, 26, va bene, dai, basta. Mi tolgo le noie. È noioso, lo so, vedere scavare o tagliare legno, però è da fare. Anche questo è Minecraft. Bene, allora, mettiamocene una ventina all'interno. Quindi lasciamolo cucinare bello con calma e adesso vediamo i nuovi macchinari da mettere nella nostra casetta, nel nostro mondo. Qua intanto, ah sì, qua dovevo finire di fare, non ho finito perché morivo dalla voglia di registrare. Allora, il prossimo macchinario dicevo che era il macchinario che ci consentiva di lavorare il ferro per farlo diventare delle rotaie. E si chiama Rolling Machine. Niente di particolare. Allora, dovrebbe essere qui da qualche parte. Rolling machine. Eccolo qua. Rolling machine. Trovato. Come si crafta? 4 lingotti di ferro, 4 pistoni e una crafting table.
Come dicevo, questo macchinario deve essere alimentato da un motore, non può essere alimentato dall'universale elettrici che l'elettricità, ah vabbè, quella roba lì, la corrente universale che abbiamo noi in questo modo, almeno credo. Io ho visto in tutti i video che comunque in tutte le parti che sono andato a studiare che l'alimentano attraverso questi motori qui, che si dividono in tre motori, hobbyist, Commercial Steam Engine e Industrial Steam Engine. Io credo che quello industrial sia quello più potente, quindi andremo a fare direttamente l'Industrial Steam Engine. E nel caso in cui vedremo che magari mi sono confuso e l'hobbyist è quello più potente, io adesso non lo so, se volete commentare tranquillamente commentate. Comunque per il momento faremo questo qui. Soffermiamoci per la rolling machine. Vi abbasso un po' i suoni perché non so se sentite. A me piace la pioggia in Minecraft, anche se so che a molti di voi non piace. Abbasso un po' il suono. È pieno in giro. Vabbè. Passiamo, mettiamo 65. Ok. Cioè, come sono andato a abbassare il volume? Ah no, ok. Allora riabbassiamo a 60. Guarda. 60. Voilà. Allora. Bella la pioggia, bella. Allora bisogna fare 4 lingotti di ferro, 4 lingotti di ferro, quindi quello cos'è, ferro? No, questo deve essere coppa, eccolo qua. Allora, andiamo a mettere, adesso avremo ancora più casino. Poi craftiamo i pistoni, che non mi ricordo mai come cavolo si craftano. 3 di legno, infatti meno male che non sono andato a mettere tutto il legno dentro lì, quindi ce ne vogliono altri 4 di ferro. Qua il ferro comincia a scarseggiare, io non vado mai in miniera, sono pigrone. Qua a che punto siamo? Ah, già ne ha fatto uno. Siamo a 1250. Sì, 1250. Sì, 1250, lasciamo perdere. 1250. Allora, questo qua è finito. Voilà. Sì, tanto facciamo. Voilà. Pistoni, redstone, ce l'abbiamo la redstone? Sì, sono andato al tabacchino, andavo a comprare un attimo. Allora, no, di cobble non abbiamo abbastanza, sì, cinque. Ok, intanto schiaffiamo qualcosa un po' dentro l'inventario, perché dentro la ma... Ah! Dentro la... Vabbè, dentro la cassa, sì. Basta, non ce ne metto più niente di che. Sì, crafting del secchio. Ok. Io spero che questo video non venga uno schifo per via della pioggia. Nel senso che sia troppo alto volume. Ok, adesso è un pochettino più udibile. Allora, stavano dicendo che ci andavano i 4 pistoni, 4 di ferro e una crafting table. Crafting table molto difficile da craftare. Dove l'ho messo? Ah, l'ho già preso, ma sono un pochino forte. Bene, crafting table. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Voilà! Primo colpo! Rolling machine, eccolo qua. Rolling, 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 rolling.
Bene, dove la possiamo schiaffare? Dove la possiamo schiaffare? Io proporrei di schiaffarla qua. Sì, proprio. Quindi schiaffiamola. Posizionamento non mi piace, intanto. Questa è la rolling machine. Perfetto. Ora però deve essere alimentata. Alimentata con 3 L. E dobbiamo fare quei benedetti motori. Poi vi spiegherò dopo come funziona la rolling machine e facciamo l'industrial steel engine. Allora, ci vogliono 3 plate di steel, 3 steel plate. Le steel plate praticamente devono essere oddio, però non abbiamo il ferro. Praticamente sono viene craftata come una workbench, però con lo steel, quindi il crafting. Adesso non ve lo posso far vedere perché non ce l'ha. Questo non so come mai non mi dà il crafting, infatti faccio vedere. Non mi dà il crafting. C'è un Enderman, ma passo davanti agli occhi. Stronzo. Allora. Si craftano così, si prendono 4 lingotti di stile e si mettono in questa maniera. E si ha una steel plate. E non è complicata da craftare, solo che il fatto che non abbiamo il ferro, non abbiamo abbastanza ferro, mi sa. Quanto ferro abbiamo? Ce ne vogliono 4, 8, 12 di ferro, quindi ci vogliono 6 lingottini, ma ne abbiamo 4, cioè vabbè, già ragionando 2. Poi ce ne vogliono altri 4 per fare gear, quindi ingranaggi, ta-ta-ta-ta. Proviamo a fare il commercial. Commercial ci vogliono sempre 4, 8, 12 e non possiamo farlo lo stesso. Non possiamo farlo lo stesso, però poi sì, non ho fatto farlo niente. Allora facciamo lobbies. Lobbies, lobbies, lobbies. Ci vogliono 3 gold nugget, 3 gold nugget, un bube di vetro. Mi sono impallati oggi, mi sto impallando di brutto. Vabbè dai, 3 gold nugget, un blocco di vetro, un pistone e 2 gold plate gear, che si fanno sempre per i gold nugget. Quindi sono 4, 8, 9, 10 e 11. Porca vacca, dobbiamo farne molte di più. Oh, ma perché oggi mi vieni in casa? Guarda testo qua. No, di oro ne abbiamo, ne abbiamo, ne abbiamo. Allora, per produrre i gold nugget, se non sbaglio, si fa in questa maniera. Ah, un lingotto 9. Ah, bene, pensavo molto di più, pensavo che ci volessero 9 per farne. Che scemo che sono. Voilà, allora ti metto nel crash e faccio tutto sto casino, facevo. Vai lì, fai il da strita, fai, fai, vai, vai, vai. Tanto mi allontano, sennò fa troppo bordello. Andiamo a vedere le batterie come stanno. Qua ancora devo smontare tutto. Voglia, voglia. Vai, vai. Ah, si incazzano qua i zombie. Oh, voilà. Adesso cucini. Facciamo 2 bei lingottoni dentro il forno. Qua devo fare gli scalini, devo sistemare tutto qua. Un creeper. Fa freddo però qua con la finestra aperta. Pieno di creeper, pieno di creeper. Qua che adesso questo qua mi lancia la freccia, no, non è contento. Mi lancia la freccia. Qua sta salendo, va bene, va bene. Vabbè, poi se l'Hobbyist Steam Engine, come si chiama? Sì, Hobbyist Steam Engine non ci basta, magari faremo gli altri. Voilà, 18 nugget, quelli del McDonald's. Allora. Poi ci va un pistone ancora, quindi ci va un coso di ferro. E io se non sbaglio già avevo. Non l'ho tenuto dopo. No, sono solo quello del platino, quindi a sciogliere un po' di ferro. Facendo giorno.
Ragazzi, bisogna andare a prendere delle pecorelle comunque, bisogna andare a trovare delle pecorelle, che mi scordo sempre, e voi non me lo ricordate mai. Allora. Ferro. Ah, bella la fornace, sta in silenzio, cucina e non rompere balle a nessuno. Tre. Adesso il rumore di nave. C'è un rumore di nave. Vabbè. Allora, un pistone, adesso ci va fatti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, i gear, vanno fatti. Ingranaggi. Voilà, quindi adesso si crafta così, se mi ricordo bene. Oggi la memoria. Oggi la memoria mi sa che mi funziona. No. Ah sì, ok, funziona. Funziona la mia memoria oggi! Yeee! Ok. Mettiamo questo bel motore, lo mettiamo da questa parte qui. No, sento scritto shift e mettere il motore. Voilà. Bello, dai, ci stai bene ai piedi del letto, sembra che faccia parte del letto stesso. Bene, come far corrente però? Non è che questo qua si alimenta da solo. Allora, Hobby Steam Engine. Allora, io adesso non so molto di questo, so soltanto che può andare o con un carburante, che non so dire quale, o... Vabbè, adesso non so molto bene, adesso come si è aperta questa interfaccia. Sono trovato allibito. Penso che ci vada anche qualche carburante. No, questo no. Questo no, proviamo a ricercare il carbone. Non va manco col carbone. Qualcosa deve andare sto coso. O ci va anche qui l'olio. No, ragazzi, no. No. Mi sono perso come funziona lo Steam Engine. Aspetta, forse ci va questo. Facciamo due esperimenti. Non ho studiato abbastanza oggi. Vediamo un po' se ci va il col. No, qua. E se non ci andasse proprio niente? Io non mi ricordo cosa c'è. Porca vacca! Ci va una leva, se non sbaglio. Ci va una leva se non sbaglio. Andiamocela a fregare di sotto. Non vorrei dire una cavolata, però se non sbaglio ci andava una leva per i motori. Non so se ci va sopra. Va bene qui. Vediamo un po'. Oh, porom pom pom. Porom porom pom perom porom. Allora, schiaffiamoci un po' di carbonella. Cosa sta facendo qua? Ah, questa è la temperatura che sale. Qua c'è la temperatura. Steam, qua, qua fa il vapore. Questa è la temperatura dell'acqua. Questa. Qua ci ho messo l'acqua allora. Ci ho messo un secchio d'acqua. Che cavolo ne so, io ce la vado a mettere. Problemi non ne ho. Ragazzi, come vedete qua tutto quanto studiamo al volo, studiamo. Tutto improvvisato, eh. Ogni tanto studio in creative, ma questa volta ho voluto improvvisare. Voilà. Andiamoci a schiaffare un secchio d'acqua, cosa vuoi che ti dica? Eccolo qua, c'è l'acqua. Fa il vapore. Sì, ci va messa l'acqua allora. Perfetto. Qua sale, non vorrei che mi esplodano. 256 gradi, 50. Se mi esplode, che casino, guarda. E acqua. Comunque, adesso facciamo una cosa, spegniamolo con calma. Si fa il suo bel vaporetto. No, ragazzi, ho paura che esplode, quello è il problema. Quella è la mia veramente la paura più grande.
continua a salire. Boh. Vabbè, vediamo un po' quando arrivo sul massimo cosa succede. Fa vedere che figura. Spam! Ah, continua a scendere. Sfiata. Allora, dai, parte gli scherzi. Scherzi a parte. Adesso vediamo come fare. No, ho preso il Creosote Oil! Che cretino! Vabbè. E se ci schiaffo il secchio di nuovo dentro? Non ce lo posso rischiare dentro. Faccio un shift. No. E vabbè, ci teniamo il secchio di Creosote Oil, ci servirà dopo. Schiaffiamolo qua e la cassa è piena. Ah, ok. Mettiamolo bello in ordine, mettiamo in ordine anche qua. E bene ragazzi, allora, come fare i binari? I binari. No, stavo pensando perché. Sapete ragazzi, sto pensando a tubi, già cose, di altri mod che stavo svarionando. Comunque, dai, facciamo i binari. Andiamo avanti con i binari semplici. 1, porom porom pom perom perom. Ma va, fanbrodo, non si craftano così. Standard rail. C'era un altro tipo di crafting per fare i rail. L'avevo trovato, porca vacca, come si fa? Schivo rail. Sempre lo stesso. Ci andavano messi un bel po' di. Sono bloccato, non sono bloccato. Ce n'aveva messo del ferro, ce n'aveva messo, quindi non andiamo a recampare del ferro nel frattempo. Magari mi viene in mente come al solito. Facciamo un bel piccone. Andiamo a prendere un attimo del ferro al volo da qualche parte. Non rubarlo. Ora, ma ce n'avevo un casino, che fine ha fatto tutto quel ferro che avevo? Boh. Andiamo giù, mettiamo un po' di torce. E almeno esploriamo un pochettino quella piccola miniera. E posiamo la roba. Sì, non c'ho manco spazio per fare. Sono nella merda, ragazzi. Sono nella merda, direttamente. Andiamo così via, dai. Ferro, ci serve un po' di ferro, dai. Andiamo qua. Così almeno schiaffiamo un po' di torce. Torce sempre vicino alla spada. Ok, mi lancio però giù. Io qua invece proporrei di fare un lavoro del genere per evitare di caderci dentro ogni volta. Quindi spacchiamo qua. Voilà. Sì, proprio dove c'è. Guarda qua, là c'è il ferro e io chiuso. Bene, ma questa cascata di lava piace. Beh dai, fortuna, abbiamo trovato subito il ferro. Intanto ci vuole un po' di fortuna. Allora. Saltello. Ah, ce n'è un bel po' qua. Voi sicuramente vedete scuro perché lo vedo anch'io così. Ok.
Quanto ferro abbiamo fatto? Ho voglia, basta, ciao. Andiamo di nuovo indietro. Schiaffiamoci però due torce, no? Deve essere un bel posto. Platino, wow. Non me lo chiedo al volo, ma adesso mi è venuta la curiosità. Poi qua basta, già c'è il muro, signora, qua non devi andare più avanti. Va bene, dai, bel bottino, abbiamo fatto, abbiamo trovato sto canyon, buono. Allora, e io sono cretino. Vediamocene, c'è anche qua del ferro, vabbè, non c'è voglia di prenderla adesso, ce l'abbiamo abbastanza. Andiamo. Quando fare ancora una porta. Oh, è diventato smonco. Dai, sali. Ok, poi cosa c'è qua dentro? Cosa è rimasto? Svuotato? Cosa c'è? Ah, si svuota poi. Sì, perché si raffredda. Vabbè, abbiamo capito un po' come funziona. Poi se studio ancora un po' di più. Se studio un po' di più poi capiremo come fare. Allora, comunque, capiremo come funziona. Comunque io avevo trovato il crafting alternativo e poi addirittura qui l'avevo trovato. Porca vacca, non ricordo come si fa. Infatti di questo non c'è il crafting. Ok. C'è una cosa. Com'è che si chiama? Rail. Standard rail. Allora, vediamo un po'. Allora, standard rail. Standard rail, vediamo un pochettino. Ci troviamo qualcosa al volo. Eccolo qua. Ah, oh, voilà, l'ho trovato. Oh, eccolo qui. Iron, ossilingot. Sì, voilà, l'ho trovato. Niente di che, era una cavolata assurda. Lo potevamo farcela anche da soli, però. Amen. Allora, facciamo così. Ci serve del ferro da raffinare, ce ne vogliono 10, quindi ne mettiamo 5. Produci, 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 carbonella. Vi prometto, ragazzi, che nel prossimo episodio cercherò di mettere quantomeno i vetri qui per evitare di prenderci le frecce dagli scheletri o gli zombie che arrivano qui. Creeper. E mettere i vetri qui e almeno sistemare un po' o con le casse, con i crate, qualcosa del genere. E devo fare qualcosa io per sto coso perché fa troppo casino. Uciniamo i lingotti del ferro. No, non si può andare avanti così con le casse così piene. No, no, no. Possiamo utilizzare i crate come dispensa. Oh! Ma guarda te questo qua, sto maleducato. Potevi bussare? No, se bussavi ti aprivo. Questo è venuto a sfondare direttamente la porta. Ma guarda te sto stronzo. Allora.
Ma perché hai detto 10? Ma io sono un cretino forte. Ne bastano 6. Basta. Vabbè, dai, tanto ci possono sempre servire. Mettiamolo lì a sciogliere. Bastano così. Allora, perfetto. Andiamo nella rolling machine, così almeno vediamo come funziona. Allora, è come una crafting table. Infatti, caso strano, nel crafting ci va la crafting table. Nella rolling machine per il momento credo che si possono fare solo i binari, ma poi ci saranno altre cose che si potranno fare, mano a mano vedremo. Per craftare gli standard rail basta mettere 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Infatti qua ci dice quello che andremo a craftare. Ci darà 8 standard rail. Ora ovviamente non sta lavorando perché non c'è nulla qua dentro. Mettiamo del carbone, della carbonella. L'acqua già c'è. Qua credo che dovrei mettere un bel po' d'acqua, così qua penso che andrebbe riempito, perché so che i motori possono esplodere, non so se anche questo esploda, però se esplode sono casini, vanno raffreddati abbastanza e questo qua credo che sia proprio per il raffreddamento, non so se serva solo per il vapore o vada bene anche per il raffreddamento. Ci studierò meglio e man mano che ho notizie, come al solito, vi porto avanti. Accendiamo gli steam engine. Qua sarà la temperatura, qua ancora non lavora, da vedere che figura del cavolo che faccio. Qua, perché ancora vapore non ne comincia a produrre. Vediamo un po' quando comincia a produrre vapore, dovrebbe arrivare intorno ai 100 gradi. Eccolo qua, comincia a produrre e qua non lavora. Sta a vedere che figura del cavolo, eh. Sta a vedere che... Ah no, no, va. Qua lavora col vapore, la temperatura sale e io devo schiaffarci ancora carbonella. Lavora lento, ragazzi, l'avevo detto che volevo fare quello più potente. L'avevo detto, l'avevo detto. Lo faremo più potente, dai, quando avremo tempo. Acqua, qua ce n'è abbastanza per il momento. Questo cos'è? La potenza che fa, quanto produce. Intanto scende l'acqua, il vapore sta a un livello medio, 9,8, 9,8, quindi adesso comincio a prendere. Andava fatto quello più potente, ma non avevamo ferro. Faremo l'industria la prossima volta. Vedo che fa colpi. Quando arriviamo a un tot di joule scende. Comunque ragazzi, vi posso dire che quando si scalda, appena si scalda va sempre più veloce. Infatti adesso abbiamo fatto sti cavoli di binari e adesso dobbiamo spegnere il macchinario. Dobbiamo spegnere, si raffredderà tutto. Vabbè, comunque abbiamo capito più o meno come funziona. C'è anche il sistema di alimentarli da soli, se non sbaglio, questi qua, poi vedremo man mano. Allora, abbiamo fatto gli standard rail, ora bisogna fare questi cazzilli qui che sono wondentai, quindi vanno fatti con lo spruce wood. Quando ce n'è uno, eh no, mamma mia, però se sono tirchi dobbiamo far 4 noi. Uno, due, tre. Che tirchi, mamma mia, ma sono costosi, costosissimi. Sì, possiamo fare molte più applicazioni, però io devo trovare un altro sistema, perché qua costano troppo, ragazzi, eh. Voilà. Un ragno sul tetto. Oh ragazzi, se io mi sto sbagliando, perché a me qua sembrano un po' troppo costosi, ditemelo, eh. Perché magari come qua non da dei crafting, non da della roba, magari non me ne sono accorto e sto facendo quello più costoso di tutti. Allora, un altro secchio di cresote e siamo pronti. Non ce n'è più? No! Ah, eccolo qua, sì. Qua è finito.
Comunque c'è sono sistemi per risparmiare. Ci studio sopra, ci studio perché avevo visto delle cose abbastanza interessanti. Allora facciamo 1, 2, 3, 4. Oh, quanto casino! Morite tranquilli! Mamma mia, quanto casino! Voilà! Ecco i nostri 16 binari. Questi sono i 16 tranquillissimi binari di Minecraft che ci hanno fatto adesso veramente perdere la pazienza, perché comunque sono abbastanza cari così, eh. Adesso non so se convengo o meno, comunque poi ci sono dei sistemi anche per farli a meno, secondo me, perché l'ho detto, non ci ho studiato abbastanza sulla Rilecraft, è giusto una base. E qua devo spaccare comunque, scomodissimo. Ah, ecco, già avevo spaccato, non ho spaccato ieri, quindi. Ok, adesso è meglio. E niente, dicevo, ci sono degli altri sistemi sicuramente. Mano a mano che andremo avanti, ve li spiegherò tranquillamente come al solito. E niente, i binari sono sempre gli stessi. Adesso mi è venuto il dubbio per i minecart. Un po' minecart. Quante cavolo di minecart? No, quel minecart normale. Oh, perlomeno quello lì, il crafting è rimasto normale. Shrapnel. Incendiari. Ah, perché ci sono tutti quanti. Sì, mano a mano l'hanno aggiunti. Questo cos'è? Sonic Explosivo. Ce ne sono tantissimi. Questi qua sono quelli per le armi, sono. Magari qualcuno. Magari qualcuno sul server, come dicevo, che dovevo fare quella guida che avevo detto nello scorso episodio. Scava sotto la casa del compagno, ci fa arrivare i binari, mette l'esplosivo, quando arriva lì, SPAM! E addio casetta. sì, dai, è abbastanza divertente. Allora, dai, dopo questa lunghissima avventura, che secondo me gli episodi sono un po' lunghi, magari non vi piacciono gli episodi lunghi, però non lo so. Dopo questa lunghissima avventura per fare dei binari, da Mr. Tyke è tutto. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mi piace. Se volete iscrivervi al canale, mi fate un gran piacere a me e a tutti quanti gli altri giocatori che ci seguono, perché io farò sempre più video perché sono più incentivato a farli. Certo che se vedo due visualizzazioni dico cavolo, per chi lo faccio il video? Per due persone? Sì, lo posso anche fare, va bene. Però, diciamo, più visualizzazioni, più iscritti, più video e più divertimento. Allora, ragazzi, io vi saluto da Mr. Tyke è tutto e shouse a tutti! Sfondiamo il mouse!